thank you Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, spero sempre appassionati di questa trasmissione, ben ritrovati a questa nuova puntata di Non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ecco, prima di passare all'argomento di oggi, una brevissima correzione di qualcosa che vi ho detto un paio di puntate fa, quando ho accennato alla parola stremi e ho detto che significava abbacchiato. Giudicorda, di corda, giù di giri, in realtà stremi vuol dire spaventato, impaurito, quindi non ha niente a che vedere con abbacchiato, abbacchiato si può dire zo de giri, zo de corda, demoralizzato, quindi scusatemi ma avevo sbagliato, quindi mi premeva correggere, forse sono stato troppo, così eh, è stato un mio eccesso di, nel significato eh, letterale appunto di alcuni, di alcuni vocaboli, in particolar modo di stremi. Detto questo passiamo all'argomento di oggi. Eh, vedete, eh, in questi giorni è uscito eh, dalla tipografia Andreata Di Arco un libro la cui parte maggiore è occupata da scritti in dialetto, scritti in dialetto di un personaggio che poi vi presento, ma che comunque Telegarda ha già avuto modo di incontrare nei giorni scorsi e che sicuramente avete già visto, voi che siete appunto appassionati di Telegarda. E mi preme appunto, dato che questa trasmissione è impostata sul dialetto, eh, presentarvi l'impostazione di questo libro che eh, mi sono permesso di mettere qui sulla lavagna. Voi vedete il titolo è Nat all'ombra del Castel. Ecco. All'inizio c'è come sempre una prefazione, quindi un'introduzione, dopodiché incominciano i testi in dialetto. Sono testi che eh, il, no, il nostro autore. Aveva pubblicato su Così e Cosà, che è un mensile satirico trentino, e poi sulla Busa, che sta continuando a mettere sulla Busa, perché la Busa, voi sapete, che è un mensile che continua appunto ad uscire, è eh, opera naturalmente del nostro editore Fabio Galas, che è anche l'editore di questa televisione locale. Sono testi chiaramente in dialetto e quindi mi interessano proprio perché questa trasmissione ha a che fare col dialetto. E questa è la prima parte corposa del libro. Poi c'è una rassegna fotografica che è intitolata Da Verzendo il cassette, come se il nostro autore avesse trovato queste fotografie appunto aprendo un cassetto di un armadio, di una credenza, eccetera. E sono fotografie, eh, sono numerosissime. Fotografie che veramente ci permettono di fare un escursus sul passato della nostra comunità, ma anche sul, sui fatti recenti. Il nostro autore naturalmente è spesso ripreso con i familiari, ma anche con i tanti amici, con le tante persone che ha saputo coinvolgere nelle numerose attività che ha saputo mettere in piedi. Tra l'altro molte di queste persone purtroppo non ci sono più e quindi questo libro anche ci permette di ricordare queste persone. Accanto alle fotografie ci sono una serie numerosa di manifesti che hanno a che fare col carnevale, che hanno a che fare con Zoda Lapina. Con Arcoland, con Città dei Balocchi, con il Pirimpetas, voi avete sicuramente già capito di chi parliamo. E quindi abbiamo la rassegna stampa. Anche qua numerosissimi articoli tratti per lo più dal Trentino e dall'Adige, o dall'Alto Adige, perché una volta il Trentino si chiamava Alto Adige, e anche questi articoli ci permettono di rivivere un po' la storia della nostra comunità, storia a livello sindacale, a livello politico. A livello di divertimento, a livello sportivo, perché il nostro personaggio appunto ha, si è eh, impegnato in questi settori della vita comunitaria. Infine, la cosa che mi preme ricordare è che sulla quarta di copertina, per dirla in dialetto, il rio del libro, insomma, la quarta di copertina è un termine tecnico per dire il di dietro del libro: c'è un bellissimo scritto di Beppino Zoppiroli che è un personaggio che non c'è più, è morto abbastanza giovane, che amava moltissimo Arco, come ama Arco questo nostro autore del libro, Nat all'ombra del Castel, e appunto questo Beppino Zoppiroli ci ha lasciato un bellissimo scritto che esalta le bellezze di Arco. E quindi penso che sia stato un bel omaggio all'autore del libro, appunto, che adesso vado a presentare. Ecco. Questo era, mi premeva eh, rimarcare, questa impostazione del libro. Voi avete già capito che il personaggio che oggi abbiamo qua è Mario Matteotti. Ciao Mario, ben ritrovato a Telegarda, io adesso cerco di prendere una sedia. Cosa mi dici Mario? Grazie allora? professore, prima di tutto buonasera a tutti e poi in una trasmissione dialettale condotta dal professor Parigi. Non dal maestro da maestro, Devo parlare in dialetto. Per forza? Allora, Obbligatorio. Eh, la richiesta che mi hai fatto è quella di parlare in dialetto e di presentare alcuni articoli eh, scritti sul, eh, sul libro Nata all'ombra del castello. Allora, prima devo fare una premessa, caro professore. Obbligatorio. Allora, eh, prima non so, io non sono in grado di... Di declamare alla Carmelo Bene o alla Marina Cornella, mi parlo alla Bona come quando te vai dal Perro Zocca e che dici un eh, gelato con tre balote. Okay. Ecco se questo è il taglio sì, sì, del prat cioè, del pra della del... trasmissione, mi sono pronto. Sì, però un gelato con tre balote sembra una la dipende banalità, gusti, Dipende però, gusti, però è un termine che va subito all'essenza no. del, eh, della dipen cosa dipende dai sì. gusti perché magari il, pero, magari il pero di quei tre gusti ne ha due Sole. allora non okay. è un po' un problema eh, lo te darà do, de, del gusto <ride> Beh, e di un del gusto non è un eh, po' un problema allora l'invito è quello di leggere alcuni, alcuni articoli scritti sul... vorrei partire subito con ad esempio la pagina numero 9 la pagina numero 9 del libro sì, perché Dove. io sono convinto che qualcuno dei telespettatori qua avrà magari il libro a casa. Mi Quindi a, così mi auguro, lo, lo mi prende, va a pagina auguro, 9 e vediamo. Mi auguro perché ieri sera, durante la, quella festa che ha fatto qua tra, su Via Marconi e Via Garberie, eh, assieme a Lauro e alla moglie, la Paola, eh, qualche, qualche libro copia è stato venduto, è mi fa male ancora... Ecco, eh, se posso interrompere, ecco, eh, io vi dico che questo libro di Mario Matteotti sarebbe un ottimo sussidiario per coloro che vogliono imparare il dialetto. Coloro che vogliono che imparare o comunque rafforzare, consolidare il dialetto, sarebbe opportuno comprare questo libro e lo potete comprare per 15 euro o presso la cartolibreria. Andreatta di via Marconi oppure presso l'edicola di via Santa Caterina. Sì. È un bel sussidiario per coloro veramente che vogliono imparare il dialetto, perché è un dialetto archese, naturalmente alto-gardesano, e scritto in modo abbastanza corretto, penso. penso. Bene, scusa Questo. questa interruzione. È abbastanza corretto, visto che la collezione è stata fatta da Sandro Parisi, quindi. Beh, speriamo, ma eh. a volte. Allora, alla pagina numero... 9, numero 9 si trova il titolo dell'articolo: Matichi viene recita a Essere. Questa eh, lo sta eh, da parte mia in omaggio a un libro fatto ancora tempo fa da parte del Bruno Catoi, dove l'aveva eh, messa assieme a tutti i sovranomi del, della città di Arco. E in rima anche no? ecco ad esempio mi foco alcuni no? eh, scegliendo anche magari i cognomi più noti più diffusi che nella mm. città tanto per fare un esempio calzano allora pur non essendo parenti fra di loro però è il banchiere è il bantina, è il bello il ceci, il ciota, il fadaio, il fadalot, il gazot, il tiralana, il perat, il piuma, il zorlan, il minkel, il trota. E ischia, anche qui, è una giavelada, se dire giusto, giavelada. Mm. Allora, il baibi, il baselga, il chemoi, il ciocca, il krauter, scusami se c'è qualche dume perché vento, perché talmente tanti, il fetela, il niente, il gnocchetto, eh, l'older, il pippi, il pipom, il polli, il porselletto, il spacco, il tamau, il tomé, il vesa, il volp. E il volpio. Il volp non riusciamo però. No, meno sono più. Non ti sei il volp. No. no. de razza di mam mia mamma, mia mamma, no. Ah sì, non sei… scegli. Vabbè, vabbè, ma comunque. Comunque e, se lì da, da quelle gambe, se lì da quelle gambe. Come da quelle prendi, i prandi, i banai, il giochim, il cuzzo il marinel, il miorim, il picci, i pirei, i prandoni, i sbaveri, i rapa e i tomasi. Slopazzucchi, che bello. Slopazzucchi, bellissimo. Ecco, questo è un po' quel che si trova alla pagina numero 9 riguardante Mati, chi viene recitato. Ecco, essere. quel venirescit, L'accento sulla E, perché è un, un termine molto complicato, eh? Bene. Ecco. Un'altra un pagina, la pagina numero 11, ecco, queste qua erano i primi articoli che venivano fatti su Così e così. quindi erano in, all'inizio, insomma, quindi eh, con molta difficoltà sia nel, nell'esprimersi nel dialetto e trovare anche la notizia, no? Ecco, questa qua, la notizia, l'ho eh, eh, di gente trovata sul giornale quando... Eh, a quel tempo la, il consigliere provinciale Mauretto, mica diciamo Mauretto Ottobre, no? era un consiglio comunale, eh, provinciale, provinciale e si era lamentato perché nel consiglio provinciale noi metteva fuori da bere l'acqua de Peio. Cioè, lui diceva: Mi vuoi che gasi?. L'acqua strana. L'acqua Dopo la. la allora la presenta. Eh, in ordine del giorno, in qualcosa alla giunta provinciale, dove l'acqua è feia, va bene, però ne avanti, andiamo verso la globalizzazione. Beh, sì. Allora la in ordine del giorno, dove che diceva le eh, ora di finire: de mettere so cappuccio e carota in Val di Gresta, bisogna mettere so sigole di tropea e peperoncino di soverato. Stessa roba diceva, ma basta marroni maroni di drena, mettere un po' di fichi d'India oppure eh, i piccoli frutti su Pinè, ma sì. non serve più a niente, vi ho messo date le banane e via questo de dettaglio de del PRA in questa maniera, questa era un po' una eh, presa in giro, una eh, satira verso, verso quel che potrebbe essere il, il lavoro del consigliere provinciale, provinciale. insomma, no? ecco. quindi senza... Oh, mh, eh, non fece così anche perché il, eh, il consigliere ottobre dopo ma subito ritelefonato ma di le mezz'ora su qui che rido quel che te quindi l'effetto le sta eh, dirompente se dice così dirompente, dirompente. dirompente poi, dirompente. poi un, altro, un altro articolo che mi pare insomma abbastanza fatto pagina bene pagina 17 pagina 16 così scusami a 16 pagina così 16. ecco ci segue allora, eh, però caro professore Sandro mi eh, non ho scelto quelli che mi piacciono più sono un po' affatto giusto? capisco così sì. affatto io cioè, davvero scritto, togo fuori questo ho questo e questo scegliendo un po' così a caso, no? Ecco, ad esempio, a pagina numero 16 eh, anche a me vuoi fare il sindaco di Arco. Ecco, questo è un po' l'ambizione di quasi tutti, no? anche a qui che dire ma no, a me non mi interessa niente, però insomma fare il sindaco nella città di 17.000 abitanti, la più, la più grossa che ha nella zona, non, eh? non si accorge ancora nessuno, ma se... eh, insomma, la più grossa. Allora ho detto, eh, vabbè, eh, uno vuole fare il sindaco di Arco allora come, come proposta elettorale uno deve dire ma eh, cosa vuol fare? Date un programma, allora mi, ho fatto il mio programma che io se fa volevo il sindaco allora io è il primo ecco mi prego Mario l'esame l'introduzione che è bella chi domenica mattina allora eh, l'idea è perché domenica mattina su briscola col Gigi Morgan lì al circo dei José Passai c'è cioè, il sai. circolo pensionato. Ah, insomma. ho capito. Ecco, un ecco un avete fa. sentito. Intanto In che io stavo, perché non sapevo mai l'As, il 3, il Re di Briscola, Drio De Mi gli diceva che per l'elezione di maggio che voleria nominare a fare il sindaco di Arco. E allora da chi è partita la tua mi idea? idea. Mi potrei fare il mi sindaco. Mi fa, potrei fare il sindaco e vi propongo un programma. Il programma mio è qui, come che dice adesso, Appunto. allora mi bisogna eh, rifare il Sanaclero. Il programma concreto. Era quando, ero gran. Concreto, era insomma, quando sulle... ero gran così che voleva che... fare il okay. Sanaclero. Dai dimmi adesso, dimmi Allora, qui. ad esempio, eh, il primo punto del mio ordine del giorno è che ogni cittadino, solo ai 50 anni, giusto, manda mando una settimana a all'albergo Miramare. E chi te c'ha i tanti chi ci voti? Muccio dei voti. Che tra cia... parentesi. Ciapo e Muccio dei voti. Ah. Dopo... E invece a uno fino ai 20 anni, tre volte il dimande, ma guarda l'anno, chi voti c'ha ben pochi perché. Eh, è pochi, eh. Che non vota che non vota no? E dopo, ad esempio, un'altra bella questa. Dentro per arco, tutto a pè. Chi lunelli voti non manderà Neanche uno. Neanche uno proprio perché. Che è quel del Camel? Quella del È Bruno dal Camel. Dal Camel. Ma non che è pure il Camel, basta. Ah, basta, ho capito. Basta, basta. Senti, fammi un un'altra punto. Allora. Vabbè, allora l'altra... Pagina... Altro, pagina, sul tema del... Sì. sulla Busa, né sulla Vabbè. Busa... Allora, né sulla Busa, ad esempio, a pagina 33. A pagina 33... Ah, questa 33, è bella, gianca, questa qui. Neanche no? eh, eh, cioè, eh, a farlo opposta, no? Cioè, a dire la questa pagina qui, va, la vale il libro. La trova allo... La madonna. Pensa un po Allora, che. sta qui le partia, quindi... Mh, dell'agosto del 2012 quindi, quindi te si stanno prevedente insomma, oh, te prevedevi già no. quello che succedeva, ma chi? Cioè, Quando l'Osler era ancora su fermete, per l'avante, no? allora devo fare un passaggio di tempo, così, mavo. Quindi, ah, qualcosa sì. mi avrà lasciato. Ah, ho capito. Te c'hai così mago, ma... quindi, prevede, cioè, e quindi prevede, e quindi anche a te te un po' di... De... Io non prevedo niente, ma magari qualche cosa... Qualcosa, qualcosa e eh, questa è dell'os, bisogna dire che se Allora, se volevo dire il primo che ti... Sì, il primo che ti... No? Vi ricordate la storia delle cavre nane dell'Agel? Una desina di de cavre selvadeghe le gireva su per l'Agel, È il sindaco Mattei, da le che le quel che le venuto? Quel che ha fatto Schettino mm. no? nel mm. Mattei Schettino il sindaco sono... Mattei l'aveva fatto un'ordinanza un'ordinanza per ciò È e veniva un in Polveron l'ha scritto mezz'Italia Italia contro l'ordinanza. Mica avevo parlato al mio amico dino dicendo che toi, io là due o tre cavre e adesso le diventate tante. Cosa pensavi che le fermo le cavre? L'Ore sole l'Ore sole su per i crossi tutti e tre vo che le uccia, eh, come, eh. le tromberà anche a loro come fa tutti, no, è la natura e lei è diventata tante, le è una vita che la va avanti così, allora è il sindaco, è il sindaco, la manda su, è Renato Veronesi a cercarle, insieme a chi le meglio che le seghe perché le è molto belle, se no se mi vede le perché dopo gli ha trovato le pestole dell'orso. se mi vede leso dopo il libro non compri più, ecco, è ma che hai trovato le pestole dell'orso? gli ha trovato le pestole dell'orso. Ah, no. E questo è la realtà. Due anni fa. Finì a leggerlo e che sarà proprio i dati delle peste con anche Lors. Perché chi che ha detto Lors? Dai, eh? fa un'altra perché il, il regista che ne dice che ormai stiamo sforando e i tempi. Stiamo sforando. Allora, una l'altra ancora, pagina 45, è quella che sono in barca. E se, e se me metteš andare in barca. Ti, Zo, Mi. arriva. Arriva. Beh, questo è il massimo che Mario Matteotti va a in barca sono con da. Giancarlo Angelini. Ho tosso le gozze, però sono là. Ah, beh, te tutto le cose. Allora, chi te ha è il primo tocchettino? Eh. Allora, che è una perla di dialè questa qui, è? Ti immagini un dearco abituato sotto il castello, che il bagno lo fa solo a pravi, che deve avere un tocchetto dell'acqua che non gli è mai interessato, che in un bel momento il decider di de darsi alla vela. Roba da non pensare. Eppur... è successo. successo. Una notte mi sono sognato delle regate e delle barche a vela. Allora, una bella mattina, approfittando che sul giornale che era scritto che nel lac i benediva le barche, ho pensato di andare a vedere cosa fanno i pescatori quando i va fuori sul lac, tutti insieme a ciapparla la benedizione. Ecco, e chi ne fa me? Perché sennò no, ne non compra il libro, eh. eh chi, le, chi le massa bella? Chi ecco, le massa senti, bella? Senti Mario. Però, però, è talmente bella che mi piacerebbe <ride> leggerti in tocchetti. Quando monto sulla barca. Va bene. Perché è la massa bella. Va bene. Allora, fermete, fermete, che dico a Lenzo che era le a andare fuori dal porto. Salta, salta, e mi dice: Semi in ritardo. Chiappo la rincorsa, salto dentro, però batto il ginocchio contro il spigolo della scaletta, ma faccio finta di niente. Non te vorrei mica che mi faccia vedere cigar dal mal appena montato su barca, no? Eh, Sarei al colmo, eh? Tutti a bordo erano in quattro e mi guardava come fosse un marziano e non sapevo in dove mettermi. E skipper, così si chiama il comandante, dice, pronti a molare il corpo morto. Mi guardo intorno e mi pareva tutti sani. Vuoi vedere questi chi e vuoi buttarmi nel lago, ho pensato, è meglio che mi me sento zo e staga fermo. Ti mettete a prua sotto la vento e tacchete alle draghe. Che roba è. Certo, gli certo. rispondo, anche se non capì niente. Un um dell'equipaggio che mi pareva il più simpatico mi indica di mettermi davanti e di tirarmi alle corde. Venim fuori dal porto, davanti al faro del canale della rocca e scominciamo a andare verso Limon. Un, um, senza che me nascorresse, l'aveva tirato sulla vela. Subito dopo Speron ne fermemmo, aspettiamo le altre barche. Per, per la benedizione. Benedizion. E chi ne fermemmo? Bene, Mario. Io direi che a questo punto abbiamo finito questa nostra puntata. Spero che i telespettatori si siano divertiti un poco perché se vogliono divertirsi tanto, devono leggere tutto questo libro che ripeto è un ottimo sussidiario, quindi un ottimo aiuto per coloro che vogliono leggere il dialetto, capirlo, comprenderlo e magari anche parlarlo e magari anche scriverlo. Quindi Grazie a Mario, grazie a voi per la vostra attenzione e ci rivediamo alla prossima puntata. Ricordatevi, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Grazie a te. Grazie Mario.